Ciao a tutti, nuovo video e rieccoci a parlare di dentifrici. Vi confronto oggi 5 prodotti, quindi gli ultimi 5 che abbiamo testato Ivan ed io, perché sapete che coinvolgo anche lui in questo genere di test. Direi di partire subito con i 3 che fanno parte della stessa famiglia, quindi questi qua, i Puro by Forhance, la novità che è stata presentata allo scorso Cosmoprof. Dopo la fiera vi avevo mostrato questi prodotti, vi avevo anche fatto un post sul blog raccontando li appunto in anteprima perché erano appena stati lanciati. Sapete che io amo alla follia il loro Black for White, che rimane il mio preferito in assoluto, ma questi erano davvero molto particolari perché sono dei dentifrici che praticamente promettono e mantengono anche la promessa di regalare una vera e propria esperienza durante il lavaggio dei denti, perché hanno degli ingredienti molto particolari che li rendono davvero unici. Io vi avevo mostrato due prodotti, cioè due dentifrici, e mancava questo qua. Adesso lo vedete perché io ho realizzato una presentazione per l'azienda e quindi mi è stato inviato anche questo in modo da poterne parlare. Quindi li ho testati tutti e tre, sono tutti e tre finiti ormai. Vedrete l'ultimo, quindi quello lo zenzero, nel prossimo video dei finiti che dovrebbe essere in questi giorni, e li abbiamo appunto usati tutti. Allora, cosa dirvi? Sono appunto tre dentifrici molto particolari, uno allo zenzero, uno alla cannella e questo qui è quello, l'unico in gel all'aloe vera. L'aloe vera è diversissima rispetto agli dentifrici a cui siamo abituati solitamente, che magari sono leggeri anche come gusto. Questo è bello forte e sinceramente, anche se all'inizio mi è sembrato quello un po' più normale, diciamo, alla fine è stato quello a cui ho fatto più riferimento e quello che ho scelto di più, soprattutto al mattino, perché aveva davvero un'azione super rinfrescante. All'inizio mi dava quasi fastidio, poi però mi sono resa conto che spesso andavo a scegliere proprio lui. Come gusto il mio preferito è quello alla cannella, è un dentifricio in pasta, è avvolgente, leggermente piccante, anzi senza leggermente, si sente molto in bocca, io amando la cannella lo adoro. Solo che per l'uso quotidiano, quindi più volte al giorno, utilizzare sempre la cannella non era la scelta migliore, quindi sono andata ad alternarli e devo dire che aloe vera è quello che ha vinto per quanto riguarda la frequenza. Quello che ci è piaciuto meno a me e anche ad Ivan è questo qui, quindi lo Spicy Zenzero. Vi faccio vedere anche il packaging esterno, che è questo. Ognuno ha le immagini che richiamano, diciamo, alla storia dell'ingrediente principale. Questo è sempre in pasta, rimane un po' più corposo, un po' più cremoso in bocca. E per quello forse ha un'azione lavante, un'azione diciamo rinfrescante in bocca un po' meno efficace rispetto agli altri. Anche questo qua ha un ottimo gusto perché sa davvero di zenzero, quindi sentite questo pizzicorino diciamo sulle papille gustative, nella bocca in generale. È molto piacevole, a me non dà assolutamente fastidio, però tra i tre devo dire che questo è quello che ci è piaciuto meno. Un'altra differenza che c'è tra questi dentifrici riguarda la composizione di questo qua, quindi quello all'aloe vera, perché è l'unico che non contiene SLS, non contiene parabeni né PEG. Devo dire che ho apprezzato questa scelta, ma spero che venga allargata, diciamo, anche agli altri, perché comunque sarebbe bello che anche gli altri due non contenessero questo tipo di ingredienti. Per questo, nonostante l'aloe vera sia quello dal gusto più esplosivo e più forte, rimane il più delicato in bocca. Infatti, non ho mai avvertito una sensazione di fastidio ai denti, una sensazione di magari sensibilità che a volte si può avere quando i dentifrici sono particolarmente aggressivi. Non l'ho avuta, devo dire, neanche con gli altri, però ho trovato che questo fosse più delicato in bocca, magari con un, che ne so, una piccola irritazione alle gengive, con magari io ogni tanto mi tagliuzzo anche mangiando, queste cose mi capitano, non so perché, ma ogni tanto mi capita. Con gli altri magari avvertivo un po' di pizzicore, un po' di fastidio. Con questo qui invece, nonostante il gusto, ripeto, molto forte, no. Quindi spero che venga allargata la composizione di questo genere anche agli altri. In generale, comunque, ci sono piaciuti molto.
Li consiglio ovviamente a chi ama i gusti forti, perché chi ama invece i dentifrici delicati è meglio che si allarga da questi prodotti, perché sono proprio pensati per un'esperienza diversa. A noi sono piaciuti tantissimo, tant'è che so che c'è un punto vendita qui a Riccione, quindi devo andare a vedere se trovo sia quello all'aloe sia quello mio amato Black for White. Poi passiamo invece a un dentifricio di cui già vi ho parlato, che non ci è piaciuto purtroppo, questo qui, Supernaturale australiano, The Natural Family & Co. L'avevo acquistato a Sanno scorso, purtroppo non ci è piaciuto, questa è la versione sbiancante, ha il 70% di ingredienti organici, vegan ok, non ha OGM, fluoride, parabeni, glutine, soia, zuccheri, insomma non ha niente di tutte queste cose, contiene olio essenziale di menta, glicerina vegetale, una menta australiana, silica, xilitolo, sorbitolo, insomma questi ingredienti qua. L'abbiamo trovato tutti e due molto delicato, anche troppo. Quindi non avevamo questa sensazione di freschezza in bocca e soprattutto aveva questo sapore per me di sale, quindi sapido, che non me l'ha fatto piacere. Ho fatto davvero fatica ad utilizzarlo, l'abbiamo terminato ma alternato ad altro e no, non ci è piaciuto, purtroppo è andata così. Non so se ritentare, quindi magari provarne un altro, potrei farlo perché non voglio bocciare su tutta la linea, diciamo, questo brand, magari non lo so, potrei provarne un altro, però sinceramente partirei un po' prevenuta. Vediamo, magari il prossimo Sana ce ne scappa uno. Altre cose su questo dentifricio da dirvi? No, non mi pare di averle. Insomma, australiano, molto interessante, però a me non è piaciuto e neanche a Ivan. Uno invece che ci sta piacendo un sacco, e ho portato anche la confezione che è questa qua, è questo Aloe Fresh Whitening di Esi. Noi avevamo già utilizzato la versione Smile, sempre di Esi. Questo il prezzo è un 6,50 euro, ma scontato a 4,90 euro, quindi è già un prezzo fisso, diciamo, per la vendita. Quello Smile l'avevo trovato forse ancora meno come prezzo. Il toothpaste di Natural Family mi pare di averlo pagato 5 euro in fiera, e quelli di puro devo andare a cercare sul sito, poi magari ve lo metto qui nelle note, perché non mi ricordo i prezzi. Questo l'ho preso dalla sorgente perché avevo finito appunto tutti puro e mi serviva un dentifricio. Visto che mi ero trovata bene con l'altro, ho deciso di provare questo. Devo dire che ci sta piacendo tantissimo. Questo è il packaging, ha una consistenza, visto che è l'unico che ancora esiste, ve la faccio vedere, ha una consistenza in gel che mi ricorda molto quello di puro, quello all'aloe, è questo qua. Profumo freschissimo, davvero molto rinfrescante. L'azione del biancante, devo dire che un po' c'è, si nota. Noi siamo tipo a metà, quindi lo stiamo usando da qualche settimana. Mi piace tanto perché non è aggressivo neanche lui. Per la formulazione contiene aloe vera, silice, lichene islandico, sarà questo l'accento? Sì, penso di sì. Tiglio, ipocassano, tea tree oil, menta, mentolo e poi una cosa lunghissima, carbossimetilchitactosano, vabbè, ci perde. Diciamo che valgono quelli che ho detto prima. È un'azione appunto sbiancante, poi altro non so cosa potrei dirvi, vediamo se c'è qualcosa. Ah sì, ecco. Il carbo, tutta quella cosa lì, è utile perché previene carie e tartaro, quindi questa è la sua funzione, di quel nome che non riesco neanche a dire. Mi ci piace tanto, insomma, ci sta piacendo, un buon dentifricio fresco a un buon prezzo e io ve lo consiglio e anche Ivan ve lo consiglia. Sicuramente vorrò provare anche gli altri di Esi perché ce ne sono ancora un paio che non ho provato. Questo non ha particelle come invece quello Smile, che aveva quei microgranuli che secondo me lasciavano un po' il tempo che trovavano, perché non è che si andassero proprio a sciogliere completamente, quindi preferisco una formulazione uniforme, diciamo, che non abbia granelli e cose varie. Fatemi sapere voi se avete provato questi dentifrici. Come sempre, se avete dentifrici da consigliare, tutto qui sotto, perché noi siamo curiosissime e curiosissimi e in fissa con questo tipo di prodotto. Quindi io aspetto i vostri consigli, aspetto come sempre uno scambio qui nei commenti. Vi ringrazio per aver guardato anche questo video e se vi andrà ci vedremo come sempre al prossimo. Ciao!